ragazzi, buon venerdì a tutti. Yeah. Oh my god, con Jacopo sempre e solo in ginocchio, davanti al nostro cospetto. In ginocchio da me, Jacopo. Tutto a posto? Niente in ordine. Dai, Verdi è sempre abbastanza positivo. Infatti questa pausa caffè durerà 4 minuti. Alle 15:10 tutti a casa. Allora, salutiamo un po' i soliti noti. Ci sono anche i moderatori che bannano tutti. Io hanno bannato Schillo per il caps lock e basta. Ah sì? Sì, sì, spero che sia stato momentaneo. No? Spero sia stato tipo là di 10 minuti. E tutti. Jacopo insaziabile. Aspetta, Jacopo, scusa, prima che te ne vai. Ah. Novità sui volanti PS4. Ancora niente. Vabbè, però cerca di aggiornarci, sì, perché qui siamo in pensiero. Niente, oggi è stato il giorno del 3DS, del lancio 3DS in Italia, anche se in realtà poi ieri mi hanno detto che un sacco hanno rotto il Day One, tutto come al solito. Era vendibile in giro, sì. E noi siamo assolutamente New Nintendo 3DS top fan. Noi siamo i top fan. Alla faccia di Marco Perri. Siamo tra i 15.000 al mondo, che secondo me in Italia, 15.000 in Italia, siccome c'è scritto attestato, ad essere New Nintendo 3DS top fan, anche se in realtà questo è l'XL, però siamo nel 3DS di base e top fan. E nulla, niente da segnalare, non sappiamo i dati di vendita, ovviamente ancora presto. Credo sia stata la console più venduta in Italia. Credo il New 3DS XL. Sono andato io al negozio, non c'era nessuno a prenderlo. Ah sì, non c'erano file sterminate? No, e c'era soltanto uno che poi manco si era ancora palesato. È una cosa gravissima, Jacopo da di là che mi chiama, vieni qua ti prego. Parlo con la tua ombra. Che ha ordinato come si chiama il 3DS Monster Hunter. L'unico che era arrivato e ha fottuto la mia copia, perché io ho potuto prenderlo normale, l'ho preso liscio. E la cosa fantastica è che sono stato un'ora e un quarto a fare il trasferimento dati tra il mio vecchio 3DS XL e il nuovo 3DS XL. L'ho dovuto fare due volte perché la prima si è inceppata al sesto passaggio. Ho dovuto utilizzare il mio cellulare come hotspot per passare i dati, ed è veramente un'esperienza che ci ha riportato indietro. Secondo me manco quando è stato annunciato il Macintosh nell'84, non più avanzato. Ci ha riportato indietro perché nient'altro ha una cosa del genere, quindi non è riportato. Dici che manco un floppy disk, una roba così arzigogolata. No, ma ho detto, a me la cosa che più ha dato fastidio è il fatto che le console debbano stare accese vicine, poi si devono collegare entrambe su internet un attimo. Mi ricorda i vecchi tempi dei primi Bluetooth su Nokia, che dovevi trasferire le foto. Imbarazzante, terrificante. È la cosa super imbarazzante. Infatti, mi raccontavano che stanno in delirio su altre sedi dello stesso negozio. È veramente stato fantastico, veramente vintage, una cosa old school. Vabbè, rispondi, visto che mi avete chiesto in privato e tutto quanto, quando esce la recensione di Evolve, abbiate pazienza, uscirà non credo oggi, spero domani, lo metterò in qualche modo sul sito. Se non è domani, non è mai più. Sotto branco. Sì, la metterò di nascosto, perché domani ci abbiamo 12 milioni di pubblicazioni per sotto forma di news. Sotto forma. Poi ok, niente, questo è questo grande giorno 3DS, non si segnalano grosse file, perché poi soltanto in Europa, in Italia. No, in tutta Europa e anche in America. Ah, in America è contemporaneo di sicuro? Perché comunque l'uscita è uscita solo in Giappone e in Australia, quindi credo sia il 13 febbraio. Non ho visto però notizie, strano, non è che ho letto tantissimi RSS oggi. Forse è uscito una settimana fa in America, ma è credo tutti oggi. Oh, c'è anche Vincenzo. Grande Vincenzo. Vincenzo, il 3DS in America pure usciva oggi o no? Sì. Sì, infatti. Tutto il mondo. Grande Vincenzo, c'ho da fare lettera. E noi no. Ce la fa anche io mi giro, faccio una pennichella perché le ore di sonno notturno del bimbo. Come va il grattacielo di Terni? Il tulipano è fermo da 30 anni. È fermo da 30 anni? No. Beh, diciamo che è in costruzione da una decina. No, da 30 anni. Però l'avevano ripreso circa una decina d'anni sì, fa. Sì, ogni tanto ripartono i lavori. Mattoni. Sì. Però sono almeno 30 anni che sta lì. Ma poi là che ci fanno quando lo firmano? Ma è abitativo o è A poi, seconda di chi ti rompo un'altra volta le scale. Dove venire? Lo dico, Sì. Dove ti fa il culo figato adesso? A seconda di chi ci rimette le mani, un po' diventa un po'. Sì, sì. Non si trasferisce il comune di Terni. Ma ci sono i palazzi noi per il comune di Terni. Immagino che gli utenti saranno contentissimi di queste chiacchiere a cazzo di cane. Ma sì, un'altra chiacchiera a cazzo di cane. Domani è San Valentino, ragazzi. Venite a Terni, che c'è cioccolentino. Cosa farete alla vostra ragazza? Io, ad esempio, domani sera non esco, ma festeggio il 15, che domani sera gioca a Napoli. Quindi
usciamo il 15. Che schifo, veramente. Che schifo. No, anche lei è d'accordo. E poi che cosa farete a tema videoludico? Giocherete insieme alla vostra ragazza? Per però tutto Vanni a San Valentino giocherai qualche videogioco con la tua ragazza, con la tua moglie, anzi ormai. Sì, esatto. Non credo, ma parto sto Arezzo. Giocheranno insieme a Elite Dangerous tutta la notte. Arezzo domani, quindi. Pensavo volessi giocare a WoW quindi. Domani con... No, non gioco. Stasera giocherò WoW poi su con Eliana sicuramente. Basta che ci credete. E quindi io ho detto che io festeggio il 15 perché il 14 sera c'è il Napoli che gioca, quindi non c'è la però vabbè, è vero questa sì, cosa. Ho capito che si fa il pranzo però. No, che non ci sta, mi dispiace, mi si attacca e si fa il 15. Vai alla fiera di San Valentino. È vero, potresti andare a fare da solo. Figa. No, non quella al centro di Terni, quella dietro va proprio al santuario, alla chiesa di San Valentino, c'è la super fiera, è tipo il mercatone del mercoledì, però. Addirittura? Sì, sì. Ci sono stato, fantastico. C'è il meglio della ternanità, la fiera di San Valentino, l'eternitudine. Bellissimo. O il peggio, a seconda che... Solo del lato che è più piace. Sì, sì, sì. Ryuk farò io le recensioni delle order, forse, quando arriverà, e... Eh sì, arriverà, perché noi potremmo non riuscire. Ma che cazzo sta l'adattatore, Jack? Una volta ce l'avevo qua in mezzo alla mia roba. In mezzo alla prova, in mezzo alle gambe. In mezzo alle chiappe? Ce l'avevo là, Jack. Porca paletta! Green Fandango! Scusa, era quello che stava con le di mezzo, non c'è nulla. Ah, siamo appena usciti con il primo provato di Just Cause 3. Direttamente dagli studi di Avalanche Studios in Stoccolma. Il gioco che, per il quale io ho coniato il termine cacciarone, quindi sta per tornare entro l'anno, più verso la fine dell'anno molto realisticamente, l'ha visto se non erro Umberto, ne parla abbastanza bene, nel senso che non stravolge la formula che era vincente, ma la allarga, ci sono parecchie cose in più. Non c'è il multiplayer, per chi se lo stesse chiedendo, visto la super mod a mille giocatori creata dagli utenti per Just Cause 2, l'ambientazione è figa perché... Che cacchio di artwork ha scelto il nostro buon Tobini? L'ambientazione è figa perché è ambientazione mediterranea, quindi Costa Azzurra, la Costiera Amalfitana, la Spagna, tutte queste cose qui. Quindi è molto bello, leggete l'articolo, fate il commentato e quant'altro. Soprattutto quant'altro. Quant'altro, ovviamente. Sì, 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 sì. Il 2 alla lunga annoiava The Joker. Se lo si prendeva con uno spirito poco cacciarone, tipo questo cacciarone che sta facendo una casino enorme. Jacopo ha dei problemi, cioè c'è poco da fare. No, non è una brutta notizia, Sal 85, che non ci sia il multiplayer. Molti lo hanno chiesto. Si è passato il capodattore nuovo. Il capodattore nuovo, nuovo, sì, sì. Lei ha preso il posto di Antonio, il barone. L'erede di Dottor Pucci, sì, proprio l'erede. L'erede di Dottor tante se veramente sa che è l'erede di Dottor Pucci. Cioè, se vera, ma chi è che sta dicendo? Sgaramutante, tante se davvero sa che è la bambina, che è la figlia. Grim quant'altro. Ok, tornato a Rioni, compro, secondo me, giocato Resident Evil, onestamente, merita. È un pezzo di storia, è invecchiato pure abbastanza bene. Pippa, quali sono le notizie di oggi? Sei una merda se mi fai questa domanda, scusa però. Io ho appena parlato di Just Cause. Abbiamo pubblicato uno speciale su Spotify che vi spiega come funzionerà su PlayStation 4. Però quella non è la notizia di oggi. No, vabbè, però anche notizia da dare. È una notizia, come abbiamo parlato anche di Just Cause 3, e quindi potete sapere un attimino come funzionerà, e sarà il nuovo PlayStation Music, quindi un accordo tra Sony e Spotify. C'è una super notizia, Vero? Peccato che non c'è il barone, altrimenti lui l'avrebbe commentata con esplosioni incontrollabili. Beh, di gioia. Ah, ok, no, io c'ho quella invece che il barone si ammazza. Cioè, questa notizia che se c'era il barone era incontenibile. Vai. I feed attività di Xbox One sono ora visibili anche su Xbox.com. Facciamo il barone, su via, è bello! È carino! No, invece sono usciti i dati NPD, che mi sa sempre di bestemmia. Sì. Che PlayStation 4 ha venduto più di Xbox One, quindi è durato a gennaio, quindi è durato per 2 mesi il cambio di rotta con Xbox One, che vendeva negli Stati Uniti più di PS4, si è reinvertita la rotta, quindi PS4 ha venduto di più, però Microsoft comunque ha detto che è stato un mese molto positivo, di gran lunga migliore rispetto al gennaio del 2014. Okay. Comunque stanno tutte e due in salute, PS4 ha ripreso a macinare, senza la cosa interessante da sottolineare è che per 3 settimane su 4 Xbox One è stata venduta a prezzo più basso rispetto, nonostante questo comunque è rimasta dietro. E suppongo che
No, ha... il vroom vroom, dove sta? Sulla, dove sta Alessia? Ok. Il vroom vroom. Puoi anche prenderlo e riportarlo definitivamente qua, che non ha senso che ce l'abbiano loro. Scusate l'interruzione. E quindi questa è una nota interessante da segnalare e nient'altro. Poi adesso ovviamente vediamo un attimino gli altri mesi, cosa succederà in base a tutte le uscite. Però vabbè, c'è poco da discutere, semplicemente da segnalare questa cosa. Ma ci sono delle notizie? E questa era una notizia, notizia che ha fatto un botto di accesso. Addirittura? Certo, sai quello sì, che sì, beh, effettivamente è stupido io pensare diversamente. Stupido è chi lo stupido fa, vero Matteo? Esatto. Certamente. Peter Molyneux è stato minacciato di morte per il caso Godus. Non parlerà mai più con la stampa. Finalmente. Finalmente che non parlerà con la stampa. No, finalmente che è stato minacciato di morte. Se ci riparlerà. Ma una cazzata, sì, sì, sì. Ci riparlerà la grande. Niente. Poi, cioè, è strano che una reazione del genere per Godus e non per le mille promesse infrante per Fibbo e compagnia bella. Vabbè, che c'entra? No, per dire, cioè, aveva promesso mari e monti per con Fable, alla fine la montagna può capitare, ma te lo dovresti sapere te. Sì, e poi per un giochino la gente sbrocca. Ci sta purtroppo, sì, certo. Invece Deep Down nel sviluppo 3 hanno detto che non si sa, cioè ci stanno mettendo tanto, non stanno rilasciando informazioni perché è un progetto che durerà 15 anni, un gioco che durerà 15 anni. Sono tanti, Io penso che esista, cioè, sono tanto wow. Ma ne ha, sì, ci cioè arriverà prima o poi, però sono manco ci arriva, veramente tanta roba. Però fa ridere che è per questo motivo che lo sviluppo sta durando tanto, perché hanno progettato di far durare 15 anni e quindi lo sviluppo anche durerà 15 anni. A Milano per l'evento di The Order abbiamo selezionato i quattro fortunati che vanno all'evento. Però in realtà è differente all'evento stampa, quindi non lo beccate nessuno di noi, perché tipo Martina sì, uno si sono separati. E comunque ci sarà Umberto, se lui avrà voglia di rimanere dalle 10 alle 10. Ci sarà, ci dovrebbe essere anche Giordana. Ah sì? Sì, perché va con il ragazzo, ci dovrebbe essere anche, quindi l'evento consumo. Potete farla, diciamo, potete farla sfidanzare, se ci riuscite, esatto. Ci dovrebbe essere anche la nostra Giordana, tra l'altro visto... Quindi il pomeriggio, la mattina ci sta Umberto, ma tanto a voi non mi interessa, e il pomeriggio ci sta Giordana. Giordano dove va? Quello stampa o quello consumer? Io credo stampa, il ragazzo. Ah, che ragazzo sta? Che ne so, ragazzo dico, stampa. Ragazzo stampa. No, una stampatoria. C'è la stampatoria. Non lo so. No, ci lo sarà so. Giordana. Vabbè. Poi... A Milano abita Giordana. Esattamente. No, volevo approfittarne. Visto purtroppo che... noi non ci siamo. No, noi non ci saremo, esattamente. E visto che parliamo di Giordana, oggi alle 20, ne approfitto per dirvi che uscirà il video di risposta della puntata sulla colonna sonora che... tanto ha riscosso consensi incredibili da tutti voi ascoltatori. Oggi fa il suo video di risposta, molto molto carino tra l'altro, quindi ricordatevi molto. Sì sì, molto molto carino, alle 20 questa sera su Italia 1. Esatto. Avete fatto i tempi ieri a parlare delle Steam Machine? No. Perché c'è stata la notizia più o meno bomba, visto che c'era uscita quell'indiscrezione secondo cui erano morte le Steam Machine, ma che Valve in verità aveva smentito durante il CES di Las Vegas. E in realtà, appunto, alla GDC saranno in mostra, ci è arrivato anche a noi l'invito per l'appuntamento, insomma, per incontrarsi e vederci, quindi Valve sarà presente effettivamente alla GDC di San Francisco della prima settimana di marzo con le Steam Machine, a quanto pare con la versione finale delle Steam Machine che usciranno sul mercato. Prima della dismissione della parte software di Valve, ci sarà... ci sono già indicazioni in giro, no? Zero, purtroppo. Per cui le vedrete, però dove non si sa ancora. No, quando là le vedrete la GDC. In giro. No, dentro da Valve. Ah, ok. Quindi bisogna trovare. Vedrete dentro da Valve le GDC. Le GDC Machine. Le Steam Machine. E quindi i ragazzi ci faranno sapere come sono, se effettivamente terranno alto il nome o invece terranno basso tutto il resto. Deghi78 vorrebbe sapere i nostri pareri sulla scelta di Radiant Dawn. Dawn ha scritto, invece Dawn con la A e l'alba, di creare The Order con le strisce nere sopra e sotto lo schermo. Allora, secondo me sono due, le loro veramente credono che possa dare un effetto più cinematografico, perché comunque i film sono tutti quanti con le bande nere, dall'altro anche può essere un po' paraculaggio, nel senso che così riducono leggermente la risoluzione e ottimizza un po'. No, però comunque effettivamente è un gioco iper cinematografico. Sì, con la filigrana. Non metti le bande nere, perché se vai al cinema mica vedi le bande nere. No, però ci sta anche quello, come sono malati loro per queste cose, ci stanno entrambe le cose. Poi in realtà non è che perdi tantissimo risoluzione. Perdi la quantità di pixel che devi renderizzare, esatto. Quindi va più veloce. Sì, però dico, vediamo poi quanto è ottimizzato. Se come... Dragon's Dogma, sì. Come Dragon's Dogma, che aveva le strisce perché non ce la faceva andare a 1080p puro.
Poi molti hanno risolto con quella furbata del ridurre comunque la frequenza di rendering, quindi ecco prendiamo il Battlefield che va a 720p su Xbox One piuttosto che i vari esempi di 900p. Scusa, siccome stanno litigando, Deki vuole sapere un parere, non il perché. Per me è una gran paraculata, quindi il mio parere è, a differenza di dice Tanzen, che è, loro non ce la facevano tecnicamente a farlo girare a 30, hanno detto mettiamoci le bande nere e poi ci infiliamo in mezzo che è una questione cinematografica, per parere personale di Pierpaolo. Poi questo secondo me, come dice Tanzen, non avrà ripercussioni su quello che effettivamente giochi, perché non è tipo, mio Dio, ci sono le bande e giochi una merda. Cioè non è che le bande... La banda di concerto. Però è una bella furbata, semplicemente, dal mio punto di vista, il parere, si può avere un parere. Va bene, affanculo. Allora, ci sarà uno streaming il 20 febbraio che ci mostrerà la demo di Final Fantasy XV. Quindi, grande... La demo del 20 febbraio. Sì, bisogna vedere se fanno un direct Square Enix, tipo direct, lo copriamo, altrimenti si vedrà. Tra parentesi, nella lista che ha pubblicato Sony oggi, anzi ieri sera, di tutti i titoli confermati che usciranno nel 2015, ci sono cose eccellenti come che erano in dubbio, tipo Metal Gear Solid 5, quindi conferma anche Sony, sì, che esce quest'anno, sì, o Persona 5, però nella lista non c'è Final Fantasy XV, quindi non, magari ancora c'è speranza che venga confermato per fine anno, però ad oggi non, pare che non esca il manto del 2015, hanno rotto i maroni proprio. Ci credo molto poco con Final Fantasy XV quest'anno. Che cavolo, poi c'è ancora Kingdom Hearts ancora dietro da fare, non lo so, vediamo, speriamo bene perché so cazzi. E papà chiedeva, mi sembra Itachi perché ho un... Ah no, scusa, mi è capito adesso perché mi piace, perché ho un X-Wing sulla scrivania, semplicemente perché mi piace. Perché? Poi chiedono quando sarà le 3 quest'anno? 11-13? Sì. Settimana, allora, bene. Noi partiamo il 13, no, forse... No, e allora è 17-19? Vabbè... 20-21? No, sì. 16-18, basta andare su e3expo.com, sì. 16-18, esatto. Con le preconferenze il 15. Te lo cerco io su Google. Con le preconferenze il 15 giugno, 16-18 giugno con le preconferenze il 15. Per dire, ma chiaramente. Noi tu ti sei già messo alla ricerca dell'alloggio? Assolutamente no, ancora devo partire alla ricerca dell'alloggio, ma molto probabilmente come quest'anno lo trovo io non come, dormirà, come non più dormiremo, più. Dormiremo per strada. Beh, c'è Eco Park, è un bel posto. Cioè, sì, ma io l'ho detto, lo yacht ancorato a Long Beach. Esatto, andremo a dormire lì. Poi andiamo avanti, che altro c'era di interessante? Avevo visto un'altra notizia. Ah sì, la notizia top che avevo visto ieri, non so se ne avete parlato, del Ubisoft che conferma il nuovo episodio di Assassin's Creed. Per fortuna è arrivata Ubisoft a confermarlo. Fortuna ce l'ha detto. Io non me l'aspettavo che facessero un nuovo Assassin's Creed. Io pensavo che prendessero almeno un lustro sabbatico, invece un lustro. Però fa ridere perché non hanno confermato che si tratta, sto leggendo infatti la notizia, non hanno confermato che si tratterà di Victory, semplicemente Yves Guillemot si è limitato a dire che nell'anno fiscale 2015-2016 uscirà un nuovo capitolo della serie che utilizzerà la stessa tecnologia di Unity, ma farà diciamo... Unity il motore grafico, Unity quello per cellulare. Esatto, non di Unity quello per cellulare, che ormai è anche per piattaforme normali, no, di Assassin's Creed Unity, ma farà tesoro di tutti gli sbagli che hanno fatto con Unity. Sì, tutti i miei sbagli, come cantavano tutti i miei sbagli. Come doveva farlo con ovviamente, perché là non hanno ancora fatto tutti i loro sbagli, invece adesso hanno triplicati gli sbagli, dici, ho capito. E comunque non hanno confermato Victory, ma mi stupirei se fosse un altro capitolo. Esatto. Comunque quel link lì di Kotaku ogni volta che lo vedo vero. È incredibile. È troppo vero, è sincero. Cioè, veramente quindi... è fuori di testa. Vediamo un po' le domande che ci avete mandato su Twitter con hashtag pausa caffè. Il nostro account, ricordate sempre, multiplayerit. Ci sarà mai spazio, chiede David il matto, per una console portatile targata Microsoft? No. No, secondo me no. Ormai proprio. Proprio veramente sarebbe un suicidio arrivare sul mercato. Anche piccolo, un mercato rispetto a quello desktop. Ratchet & Clank uscirà nel 2015, confermato da quella lista di Sony. Questo reboot, remake del primo capitolo con la grafica ex novo. Dove posso trovare una guida per fare il passaggio dei dati da 3DS al nuovo 3DS? Chiede Riccardo Lopez. Abbiamo pubblicato una notizia con un video tutorial per farlo su PC.
vale per tutte le altre maniere. Invece di selezionare PC puoi selezionare wireless totale o wireless parziale, ovvero non ti fa la parte dedicata all'eShop che ti riscarichi dopo da internet. E poi dovrebbe arrivare comunque un nostro articolo breve fatto dalla sezione Nintendo, che vi spiega un attimino con scritte, immagini illustrative, sì, e in 16 comodi passi. Quindi Lorenzo, che fa la domanda da $1 milione, quando è il Netflix dei videogiochi? Se sarà, sarà soltanto Steam. Sì, e comunque non avrà tutto. Cioè, ovviamente, nel senso, Netflix meno male c'ha tutto, tra virgolette, senza bandiere, e non ce ne potrà mai essere uno finché ci saranno PC, Sony e Microsoft e Nintendo, perché non si metteranno mai d'accordo. No. Però sicuramente Steam probabilmente sarà quello che si avvicinerà di più. C'era anche l'ipotesi del PlayStation, come cazzo si chiama quello dello streaming Now? In realtà PlayStation no, in realtà PlayStation Now è Netflix dei videogiochi, però sì, che poi escono, delle novità che poi escono su PlayStation comunque. Anche se si espanderà a PS4, sarà comunque legato alle console PlayStation, non avrà le esclusive Microsoft o i giochi PC. Mi ero perso un'altra notizia dell'anno dei due Sonic Boom, dei risultati di vendita andati benissimo, neanche 500.000 tutti e due, sia quello per Wii U che quello però per quello sono stati fatti, magari sono costati 50.000 lire. Mamma mia, sì, proprio il fallimento di un brand, di una forza devastante, proprio come ucciderlo. Cioè, veramente non ho mai capito un cazzo. Tutti i modi per farlo fuori, hanno detto. Dobbiamo farlo fuori. Con grande tristezza, sì, perché io adoro Sonic. Peccato proprio. L'ultimo che mi sono divertito è stato Sonic Generation, che in realtà è un reinventare i vecchi capitoli. Sì, esatto. Cosa ne pensate, chiede Michele delle Noci, del divieto su Dying Light in Germania? Del divieto dai live su in Germania, beh, ma molti, ormai tantissimi è spesso, sì. Giochi in Germania non escono vietati ai minori di anni 18. Anche Gears of War era vietato in Germania. Matteo, correggimi se sbaglio, Gears of War era vietato in Germania, perché me lo ricordo che non si poteva vedere a Colonia. Sì, non c'era. Molti giochi vietati ai minori di anni 18, sì, in Germania non ci sono. Buona parte dei titoli più violenti, estremi, vengono in Germania, sono bloccati in Germania come in Australia. Come in Australia, dove c'era il peggio, è enforced by law. Senti che mamma mia, Matteo, mamma mia. Non ha capito nessuno, però è no, bella questa cosa. Dove c'è una legge che impone che certi, sì, quando è VM18 non possono essere venduti, insomma. È potente quella cosa lì, è potente comunque. Quindi non è la prima volta, non è così strano. Dying Light, comunque un gioco molto violento, e viene bloccato per questo. Mattia Monticelli si aggiunge alla discussione sulla NPD, dei dati di vendita, che dice che la One sta subendo le conseguenze del lancio negativo. E come esempio fa che se i tuoi amici hanno già PlayStation, la prendi anche tu. Quindi l'effetto a catena, dice che siccome parti da meglio PlayStation, chi è indeciso prende PlayStation perché c'ha gli amici già lì sopra. Certo, ha senso quello che dici. Sì, ha senso, per esempio Destiny è così, effettivamente Destiny, la comunità su Destiny su PS4 sembra essere molto più grande. Tipo l'Xbox, quindi è un esempio che ti porta a comprarla anche te, al netto del fatto che poi ci sono le esclusive tra le quali scegliere. Vero. Marcus, chi recensirà Naruto Ninja Storm 4? Perry. Vediamo. A casa. Vediamo. Comunque i ragazzi tra Naruto. Ma il Naruto nuovo Ninja non si sa Storm neanche 4. Quando esce. Ah, io se sono libero, con enorme piacere lo recensisco. Se sono libero. Altrimenti saranno uno dei soliti noti. Tommaso e così via. Bloodborne uguale. Io vorrei farlo perché Dark Souls ho già 2000 ore in esclusiva PS4. Nel caso ci sta comunque Perry. O c'è Reina, che sono grandi espertoni del tipo di gioco, degli action RPG difficili e molto poco caceroni. Franz Ricci ci chiede se per l'audio della pausa caffè perfetto state usando i vari Samsung Meteor. Sì. L'abbiamo tarati meglio, connessi meglio. Secondo me l'unico problema è che hanno sti cose se parli troppo forte vicino non gliela fanno gestire. No, più che altro hanno anche un grande problema con i cavi, sono molto sensibili con l'attacco e tendono a spaccarsi se si fa troppo attacco e stacca. Però si sono tutti Samsung Meteor Mic. Angelo Miele vorrebbe capire perché il remote play di PS4 su Android non funziona se presente in root. Quindi se hai avuto accesso root, secondo me è una misura di protezione. Probabilmente. Perché non vogliono che venga utilizzata all'infuori dell'ambiente giusto e controllato. Loro hanno fatto dei test magari con Android che funziona ufficiale, se fate il root no. Quindi non è una cagata, è una misura preventiva. Probabilmente per evitare si scazzi che funzioni strano. Male, che abbia problemi tutto. Già non è che funziona benissimo, quindi... Marcus ci chiede se secondo noi Apple potrebbe fare una console competitiva con PlayStation Xbox. Secondo me no, e non gliene frega un cazzo.
ormai è evidente che loro l'avevo detto anni fa, inutile, discutevo sempre con Antonio, ma guadagnano troppo dalle app, sì, ma poi la piattaforma che ce l'hanno ormai, la piattaforma è potentissima, quindi secondo me non è di loro interesse, è un mercato comunque grande da un lato ma piccolo dall'altro. Se vediamo i fatturati dei big della tecnologia, sono facezie, sono inezie i fatturati di soltanto sì, di esatto, videogiochi. Tra l'altro. Cosa possiamo aspettarci dalla conferenza Bethesda alle 3? Ci chiede Ciro Sagona. Doom, sicuramente. Doom, Fallout e Dishonored 2. Queste sono le mie scommesse. Doom, Fallout e Dishonored 2. Le mie scommesse. Almeno due di tre. Secondo me conferenza potrebbero essere anche tutte e tre annunciati, però lascia perdere. Sì. Però almeno due sì, di questi tre. The Elder Scrolls no. Beh, no, okay. The Elder Scrolls c'è un online, non avrebbe senso annunciare quello nuovo. Ma Doom di sicuro, non sono così convinto sia Fallout che Dishonored. Tra i due? Tra i due se devo buttare direi più Dishonored, semplicemente perché è una vita e mezzo che si sta parlando di Dishonored 2, che magari Fallout lo fanno andare ancora più in avanti, magari che sono presi del coso. Però... potrebbe essere, fanno una, però per fare un evento così grosso la domenica in un teatro ci può stare che faccia una line up grossa, passi, parli di The Elder Scrolls Online, di tutte le novità, Doom, che finalmente vediamo che cazzo è sto Doom nuovo, e poi facciano i due annunci bomba sia Fallout che Dishonored. Ci può stare comunque, perché no? Dishonored è molto probabile. Dishonored, cioè sembra se ne sta parlando solo un anno e mezzo che era già uscito, era già uscito qualche cosa, le presentazioni, tutto quanto, per cui mi sembra investito. Fallout era certo che sarebbe uscito nel 2015, quindi è, cioè, troppo, troppo probabile che facciano anche Fallout. Enrico dice che Netflix parziale dei videogiochi già ci sta, EA Access, sì. Molto parziale. Beh, però pure sì, certo, ci può avere senso. Io sono iscritto e gioco a Peggle. Esatto. Wow, che culo. Speriamo che ci sia un po' più di offerta, a parte non c'è solo quello. Fallout 4, se dovessi scommettere, non si direi anch'io senza, come stava dicendo, non mi ricordo chi, per solo X-Fire School, quel nome lì, e senza sottotitolo, cioè senza numero, Fallout qualcosa piuttosto che Fallout 4. Fallout something. E setting? Pure setting Boston, Boston sì, sicuro. Che cazzo, è uscito pure là di tutto di più, quindi è sicuramente Boston come setting, sì sì. Va bene, io spererei qualche altra cosa, non mi fa impazzi Boston come idea, però no. Vediamo. Beh, però Boston è figo perché ci ricolleghi al fatto che c'è il Meet, quindi sì, io ci credo che ci facciano certo. Tutta una storia lì sopra. Quello certo, vediamo un attimino. Io preferirei che fosse fatta a Terni, dopo la seconda guerra mondiale. Ma anche a Terni oggi. Anche adesso. A Terni eh? Oggi tranquillamente per fare posto. È post-apocalittico anche adesso. Lo sì, è post-apocalittico. È post-apocalittico ora che 60 anni fa. Sì, sì, 70 sì, anni sì. Fa. Secondo me ci sta benissimo. The Divisione su GameStop, la data è a marzo, è fattibile? Marzo di adesso, fra una mese, sì, come aspetta. No? 13 tanti, marzo del 2016. Togli 97 per favore, l'italiano, dai, che sei piccolino, c'è cioè, ancora te. Hai visto come ha scritto The Divisione, sì. No, la data è a marzo. E tutta questa gente che non mette gli accenti, mette, sbaglia a mettere le H, guarda una roba. Dai, Toki, mi raccomando. Fastidio. Se allora, diventare come per ma c'è tempo per rileggere. The no? Division sicuramente l'anno prossimo. Grammar Nazi. Quantum Break io continuo a essere convinto 2016 anche Quantum Break. Quindi guarda, sono proprio Maurizio Mosco, me ne voglio segnare tutti. Allora Fallout. Fallout io prendo l'anno scorso e dicevo che cioè eravate voi convinti 2016. Che era 2014. No, Fallout 2016. 16. Sì, sì, non esce quest'anno. Quindi Fallout. Sì. Quantum Break. Quantum Break. Final Fantasy. Final Fantasy e The Division. Tutti 2016, nessuno di questi quattro. Allora, quindi per Palo Dixie. Sì. PPP, ok. PPP. Quanti testicoli secondo me? 4, perché uno per gioco. Sono belli che finiti adesso però, Sì, quest'anno neanche, vabbè, ovviamente, però così. Anche Rainbow Six Vegas che avevano detto, già si sapeva era 2016, mi sa, ma te? Vegas? Sì, Vegas. Siege, Rainbow Six Siege, non so che uscito. Era... mi sa era già 2016, io ricordo ma male. Credo che era già 2016, sì. Quindi non ha senso. Regno 75. Regno 75 nella lista di Sony ci sono sia Uncharted 4 che Until Dawn, non so quale lista hai letto ma ci sono, perché lui diceva che non ci sono, no ma c'è nella lista che ho visto tutti quanti, ci sono entrambi, TBA la data, non c'è la data specifica ma sono tutti 2015. Fallin Fallout. Fallin Fallout. Fallin Fallout fa bene, fa ridere. Lu Fallout di Terni, penso che avrebbe un appeal mondiale incredibile. Beh, Fallout ambientato a Terni non è male. Gli scherzi, Mirror's Edge la mappa 2, un po' piccola, però Electronic Arts questo, sì. Mirror's Edge 2 girano tutte queste indiscrezioni per quest'anno, pure quello è incredibile. Si vede, si vedrà.
doppio colpaccio di DICE con Mirror's Edge e Battlefront entrambi quest'anno non sarebbe affatto male, però veramente sei una bella bomba. Io tra i due aspetto più Battlefront, nel senso che Mirror's Edge lo aspetto tantissimo, però Battlefront potrebbe essere una figata incredibile, tanto tempo se ne parla e tutto, potrebbe essere veramente una gran figata Battlefront. Già, Luigi Mondera fa una domanda a Vincenzo. Io capisco che Vincenzo non parla mai e tutto, però adesso non c'è proprio, comunque può rispondere per Paolo il prossimo punto doc, il prossimo, cioè l'argomento quando esce, l'uscita si spera entro fine febbraio ma più realisticamente marzo. L'argomento lo diciamo? Che ne so, non lo diciamo, no. È un aerogioco di ruolo, basta, cioè nel quale interpreti un ruolo, esattamente come tutti i videogiochi, e non vi diciamo che ruolo. Giorgio De King vuole sapere, siccome lo chiedo ogni giorno, il Kickstarter del gioco Identity. MMORPG, RPG. Siamo contenti. Che cosa vuole sapere? Se ha finanziato lui? Non riesco a capire. Kickstarter gioco da Identity sta andando, mi sembra abbastanza bene, se non ricordo male. Quindi sicuramente è un titolo atteso, un gioco di ruolo. Io non è che ne abbia letto tantissimo, ho visto che volevano fare delle modifiche sostanziali alla tipologia di gameplay abbastanza classica, però non ho approfondito, se devo essere sincero, su che cosa salta fuori. Ludovico, uscirà prima o poi la versione slim del next gen? Ovviamente sì, soprattutto Xbox One ha tanto bisogno di una versione slim. Secondo noi, ragazzi, questa è una domanda importante di Punish Crow. Secondo noi è possibile realizzare nel settore videoludico quello che ha fatto Marvel nel cinema? Intendo giochi diversi e con protagonisti diversi che contribuiscono alla stessa storia generale. Ah, figo, cioè l'unione di un di tanti mondi, un crossover, perché non è un crossover quello Marvel. Però magari c'è più una continuity molto larga. Sì. Però cioè tutti anche tipologie di giochi differenti con personaggi che poi partecipano un po' come la pubblicità che aveva fatto Sony, però lì era tutti i personaggi Sony, cioè però già sarebbe, non puoi prendere Marvel, sono tutti personaggi Marvel, però per esempio da un lato c'è stata quella voce che è girato per tantissimo su Ubisoft, che raccontava, che diceva che Assassin's Creed, cioè il mondo moderno di Assassin's Creed, era ambientato nello stesso universo di Watch Dogs, cioè come se all'interno Watch Dogs fosse una parte della Abstergo, Metal Gear e Gears of War. Dicendo come se Watch Dogs era in verità sempre l'Abstergo. Sarebbe bellissima una cosa del genere. Ne avevano considerato per parecchio. Lo sai, queste cose, lo sai quando le fanno negli All Star Battle? Tipo Sony ha fatto quella chiavica, quel gioco di PlayStation All Star Battle, o Super Smash, è molto più famoso lì perché fai proprio un brawl. Però non c'è una storia, sì, là ci butti tutti i mezzi e semenano. Quello è facile, diciamo, da fare. Però proprio come continuity, però secondo me è anche di scarso interesse, perché non lo so. È difficile, sì. È difficile, ma è figo come cose. Sì, ci sarà anche un punto doc su Halo. Sì, ci sarà anche un punto doc su Metal Gear Solid. Vi rispondo a voi che vi state lamentando in proposito. Bisogna solo aver punto doc su Persona. No, ringraziate già Vincenzo che ha fatto l'analisi del trailer di Persona e c'è bastata. L'avete visto in 4. Quindi figuratevi il punto doc però su Persona. Tutti molto motivati, però. Sì, è moltissimo proprio. Va bene. È una bella domanda, però, quella domanda, assolutamente sì. Della continuity di quel fatto che comunque fuori dal coro. Perché a 8 mesi dall'annuncio non si è ancora visto niente di Ratchet & Clank? Che si deve vedere, ragazzi? Ratchet & Clank è quello, non è che ci aspettiamo queste grandi rivoluzioni. No, se ne dalle 3, con della tranquillità, serie, esatto. Via, cioè, non è un gioco che necessita di marketing enorme o di mesi prima. Venderà il suo, non potrà vendere molto né venderà pochissimo. Ludovico che fa una domanda come se non fosse mai stata fatta, se ne fosse mai parlato. Cosa ne pensate di The Order? Salutate tutti i piani sani che passa qui durante la diretta. Chissà perché è passato di qua. The Order, a parer mio, davvero intrigante. Una domanda su The Order, cosa ne pensavo di The Order? Come se non fosse mai stata fatta, se fosse mai parlato. Aspettate, ragazzi, pochi giorni avremo questa bella recensione e saprete di tutto e di più, se ne parlerà tanto. E non prendete impegni prima dell'uscita del gioco, perché ovviamente ci saremo, ne parleremo in maniera estensiva, video, in tutto. E con Super Searser che dice: il trailer di Persona è stato un paio di giorni in prima pagina e nonostante l'ho visto tutti gli articoli non ci ho manco cliccato. Ecco, bravo, ti ringrazio. Pensa, tu hai permesso, tu hai fatto sì che Vincenzo venisse quasi licenziato. Pensa questa cosa, pensa che responsabilità ti sei preso. Pensa Jacopo, non ci sta. Possiamo chiudere pure noi. Sì, adesso vogliamo andare in chiusura?
Ma sì, vedo che c'è qualcos'altro di interessante. Incredibile, non mi pare, però non ci sono mai dietro l'angolo. Ma c'era la domanda e ti diceva, però non pensi che ci sia una critica forte contro The Order ancora prima di uscire? Chiede Margamer 2009. Di The Order, intanto in ginocchio di Jacopo, novità sui volanti? Sì, innanzitutto si è parlato tantissimo di The Order, anche perché effettivamente ad oggi non esce nulla sulle console e tutto, quindi è ovvio che ha preso il fuoco. Sì, secondo me tante critiche, perché comunque, cioè, su basi realistiche, perché effettivamente se tu sai un gioco che non c'è il multiplayer e che si parla che duri poco, è ovvio che nascano delle critiche. Poi è un'esclusiva, di conseguenza si parla nel bene o nel male, ma in realtà c'è anche tanta eccitazione attorno, sia tanta eccitazione, sia tante critiche, perché appunto sulla durata. Vero. Vediamo, tanto davvero manca poco per capire se è un gioco che merita l'acquisto. O se è un gioco che puoi evitare l'acquisto. Puoi evitare e aspettare che si abbassi di prezzo, oppure... Pure neanche a basso prezzo. Manco gratis. E va bene, poi ricordatevi che stasera io farò il long play di World of Warcraft, quindi accorrete numerosi, perché altrimenti mi basta voglia di farlo. Già so che Matteo mi seguirà da casa. Assolutamente sì. Teotonic dice che ha fatto 5 domande e non gli abbiamo risposto. Addirittura. Aspetta, almeno una, fammi vedere dove stanno queste 5 domande di Teotonic. Poi tra l'altro ce l'ha con te, ti dovesse venire il virus G proprio, incazzatissimo con solo te. Solo colpa mia. Ma forse su Twitter, perché qua non le ho lette. Io non vedo Teotonic, ma no, manco su Twitter. Cioè, ho risposto a tutte su Twitter, in pratica. Teotonic, dove le fatte domande? Forse l'hai fatto a voce davanti alla telecamera tua? Cioè, dove? Vabbè. Ah, è vero, l'ultima cosa che volevo sapere, volevo chiederti, Matteo, te la chiedo a te questa domanda qua, chiede esecutore se ci sono un sacco di indiscrezioni su Dead Space 4 fatto dai Visceral Games dopo Battlefield, ci credi? No. Ok. Vabbè, allora Teotonic, raga, vedremo Until Dawn stanno? Sì. E quando T'Low 2, The Last of Us 2, fra 2 anni, 2-3 anni. Pure 3, sì. Fra 3 anni, va bene Teotonic, comunque utilizzate ragazzi, se volete essere sicuri di essere risposti e di scendiamo per pisciare il cane. Twitter, se no so casini. Jacopo, a danucchiate e chiudi sta cazzo. Danucchiata, buon fine settimana, a lunedì, ciao.